simulati di un altro materiale. Questo è un paziente che invece ha messo 8 impianti dentali, la bocca bionica. Non scherziamo quando diciamo che la bocca è bionica. Se dai un morso a qualcuno, gli fai male. Però questo è come si vede, è bellissimo questo video, perché il paziente non percepisce mai cosa ha in bocca. Questo video ti dà l'idea di cosa ha in bocca. Se perdi un impianto qua, secondo te hai problemi? No. No, non suona il metal detector, no. L'unica è che quando muori c'è da fare la donazione degli impianti, l'espianto degli impianti. Vai, vai tranquilla. Ok. Questa è un'arcata che ha i doppi molari. I molari vanno molto in fondo, però se io metto in pausa, allora il filmato come faccio a metterlo in pausa? Qua, cosa ho cliccato? Vedi dove stanno gli impianti di sopra rispetto a quelli di sotto? Sono uno sopra l'altro. Diverso se avessi avuto questi impianti che stavano qua, che la mascella era più piccola. Questo è un caso molto semplice da curare perché c'era molto osso, si potevano mettere molti impianti, il paziente aveva un viso grande, sviluppava molta forza, potevamo mettere gli impianti dietro. Questo è un caso che non avrà mai problemi perché comunque era giovane. Simpatico, un mio conterrone. Questo è un caso dove vedi i denti hanno qua i fori di riavvitamento, poi vengono chiusi, ma sono dentro all'arcata. Ma aveva perduto poco osso, infatti qua sopra aveva perduto più osso, gli impianti sono più verso il palato, verso la lingua, anzi. Ok, questo è il caso poi come appariva, molto contento lui. Vedi qua ha perduto più osso, qua ha perduto meno osso.